Benvenuti a tutti. Stasera presenteremo il programma I valori fondanti di democrazia sovrana popolare, che sono quelli che ovviamente ci spingono nelle competizioni elettorali, come le europee che stanno per arrivare e in cui noi crediamo fermamente, nonostante qualcuno cerchi di relegare sempre le competizioni europee a un qualcosa da non affrontare, perché se non si crede nella scatola, nella gabbia europea, allora non bisogna neanche presentarsi, no? Quindi, offrendo il fianco poi invece a chi proprio da quell'Europa ci bastona continuamente. E stasera abbiamo due ospiti illustri, due candidati di Democrazia Sovrana Popolare. Quindi abbiamo l'avvocato Daniela Tararico, che qualcuno di Torino, e lei non solo è membro della dirigenza nazionale, ma è anche responsabile del Dipartimento Giustizia di Democrazia Sovrana Popolare. Poi abbiamo Stefano Orsi, che segue soprattutto Visione TV, le sue analisi militari, geopolitiche sono di altissimo livello, ma non solo, perché lui è anche il responsabile del Dipartimento Memoria Storica. E mai quanto oggi, forse in questo particolare tornante della storia, è importante avere una memoria storica, perché chi non conosce il passato è costretto a riviverlo, e soprattutto nei suoi momenti più tragici questo rischio è palese e è terribile per tutti noi. E in questo momento storico, in cui rischiamo una guerra suicida in fondo, è fondamentale oggi analizzare quanto è accaduto in passato, analizzare ciò che sta accadendo oggi e che può portarci alle stesse atmosfere che vediamo tutti i giorni fra i vari commentatori, i vari leader europei, che cercano di portarci in questa tremenda guerra. Quindi quello che possiamo fare noi, come forza politica emergente che prova a farsi spazio nelle tribù del dissenso, invece uscendone, cercando di costruire con fatica, con forza, un partito che sia animato veramente da dei valori seri, da un manifesto ideologico chiaro, che provi a portare quindi una struttura, un senso della politica non raffazzonato, ma serio, come era una volta, con un'appartenenza partitica, con una struttura, un'organizzazione che vale la pena anche frequentare, perché alla fine la politica siamo tutti noi. Iniziando appunto dalla presentazione dei lavori che poi hanno fatto i nostri due ospiti per il progetto culturale di Visione TV con Visione Editore, che è la rivista Visione, un altro sguardo sul mondo. Mi piacerebbe iniziare a sviscerare alcuni che sono quelli che sono i principi fondanti del nostro partito, trattando alcuni degli articoli che hanno scritto nel tempo, da un anno a questa parte, perché tra un po' farà anche un anno la rivista. I valori fondanti che escono dagli articoli che hanno scritto nel tempo i nostri due ospiti per Visione, un altro sguardo sul mondo. Io inizierei proprio da Daniela, che ha scritto nel volume 9, credo, intitolato L'incubo europeo, quale titolo più azzeccato, soprattutto per parlare di programma di elezioni europee, in cui analizza le origini dell'euroscetticismo, quindi i motivi che ci spingono ad essere euroscettici. Quindi a provare ad opporsi ad una gabbia europea che ormai viene definita tale da almeno 10 anni, che ci opprime non solo politicamente, non solo economicamente, ma anche giuridicamente, che poi è sicuramente l'aspetto, la materia in cui Daniela è più esperta, e quindi ci può parlare anche di quale sia il rapporto fra la giurisdizione interna e quella esterna, e come può influenzare anche la nostra Costituzione essere in un soggetto politico sovranazionale come l'Unione Europea. Prego, Daniela. Sì. Dunque, ovviamente delineare le origini dell'euroscetticismo significa in automatico delineare le origini dell'europeismo, soprattutto, e vedere come poi via via, diciamo, nello sviluppo progressivo di questa entità Unione Europea e soprattutto negli ultimi tempi, l'euroscetticismo è nato, cresciuto e a questo punto un po' meno, come dire, tabù, diciamo, di quanto non sia sempre stato, perché in realtà la creazione dell'Unione Europea è stata
sostenuta e preceduta fin dall'inizio da una propaganda massiccia. Io stessa, che non sono più una ragazzina, ho fatto le elementari negli anni 70 e ricordo che già negli anni 70 c'era l'inno alla gioia, c'erano i progetti che parlavano dell'Unione Europea, il concorso, il disegno, e comunque questa cosa ci veniva abbondantemente già, diciamo, proposta. Era un bel sogno. E lo era, esatto, infatti era quello che volevo dire. Ovviamente in quella fase sembrava tutto bellissimo, tutto meraviglioso, e credo che tutti noi, me compresa, fino a un certo punto abbiamo creduto che fosse così. Ma in realtà il progetto dell'Unione Europea nasce già come progetto viziato fin dal principio, cioè in realtà quella gioiosa unione di popoli fratelli che vogliono unirsi sull'esperienza tragica della Seconda Guerra Mondiale affinché questo non accada più, e affinché questa unione sia foriera di cultura, di fratellanza, di crescita, di sviluppo di ogni tipo, non è stato così nemmeno, diciamo, nemmeno al principio. Così ci veniva propagandata, però in realtà già i famosi padri fondatori di cui si parla spesso a sproposito. Più che a sproposito si parla anche senza sapere, no? Ad esempio si parla di Spinelli, del sogno di Spinelli, ma Spinelli era uno che comunque collaborava con la CIA, e questo non è che lo dico io, questo risulta da documenti scritti, ufficiali, lettere e quant'altro, quindi è una cosa conclamata. Spinelli già paventava un tipo di unione che avesse, diciamo, la longa manus della finanza a dominarla, no? Quindi in questo vediamo proprio lo squilibrio e la contraddizione che esiste tra la propaganda che viene fatta e quello che poi è sempre stato. Per cui questo famoso sogno europeo, sì, magari i cittadini comuni ce l'avevano, ma chi ha mosso i fili per creare questo progetto non ce l'aveva. Ovviamente poi c'è stata una gradualità. Difatti nel mio articolo io attraverso tre passaggi che rappresentano tre passaggi nodali per la creazione dell'Unione Europea, e ovviamente ciascuno di questi stringe il bullone, nel senso diventa sempre più intenso il vincolo e le intenzioni di questa Unione Europea. Per cui il primo punto fondamentale, anche se ancora ben precedente a Maastricht di addirittura 11 anni, è stato il divorzio del tesoro della Banca d'Italia. Questa è una cosa ancora un po' per, diciamo, puristi, non è una questione così tanto conosciuta e tantomeno dibattuta. Eppure fu, diciamo, il punto di partenza che poi ha innescato tutta una serie di meccanismi, perché indubbiamente nel momento in cui il governo viene dissociato dalla Banca d'Italia, quindi il governo non controlla più la Banca d'Italia, la Banca d'Italia non è più obbligata ad acquistare, a riacquistare i titoli rimasti invenduti, ma a quel punto deve rivolgersi al mercato vero e proprio dei titoli, quindi al mercato speculativo e agli speculatori, e di riflesso il debito, il famoso debito, non è più quello che era prima, perché era un debito, il debito pubblico era un debito che lo Stato aveva verso se stesso, e rappresentava, oltre che il risparmio dei cittadini, una forma di finanziamento per lo Stato che lo usava per erogare servizi e quindi poi per produrre ricchezza fondamentalmente, ed era un circolo virtuoso. In questo modo invece il debito pubblico finisce nelle mani degli speculatori, perché i titoli di Stato naturalmente aumentano moltissimo i tassi, quindi la Banca d'Italia poi si trova in difficoltà nel doverli pagare,
insomma, si innesca tutto questo circolo vizioso per cui in definitiva lo Stato diventa ostaggio dei poteri finanziari, diventa ostaggio di speculatori privati. E noi capiamo bene che anche volendo parlare appunto in punto di diritto, lo Stato come ente supremo di diritto pubblico deve essere assolutamente in posizione superiore o privilegiata rispetto a qualunque altro tipo di potere privato, cosa che il rapporto adesso è invece completamente rovesciato. Quindi si parte da lì, si parte da lì. Poi si arriva a Maastricht, ma prima c'è il Britannia, il famoso Britannia, e quindi c'è questa riunione di potenti sul Panfilo Britannia di proprietà della corona inglese nel porto di Civitavecchia, dove abbiamo il signor Mario Draghi fra gli altri, che cominciano a patteggiare, pianificare lo smembramento dell'Italia, la cessione degli asset e la privatizzazione sostanzialmente del nostro paese. Lo stesso anno di Maastricht, lo stesso anno delle stragi di mafia, di Falcone e Borsellino e anche di Tangentopoli, e non può essere, voglio dire, una coincidenza. Chiaramente era in atto uno smantellamento complessivo, anche i partiti corrotti, tutto quello che vogliamo, sono stati comunque spazzati via proprio per lasciare il campo a qualcosa di completamente nuovo. Ne è stato risparmiato solo uno che ha fatto una mutazione camaleontica ed è quindi l'erede del PC, PDS, poi PD, è diventato praticamente una filiale, una succursale del Partito Democratico Americano, che rappresenta i poteri profondi, per cui infatti fu risparmiato dalla falcidia di Tangentopoli. Per cui, andando avanti e si arriva al presente, una stretta ulteriore, molto preoccupante, viene dal Trattato di Lisbona, che è decisamente più recente, e nel 2009, che aumenta fortemente i poteri e le prerogative dell'Unione Europea anche in forma diretta, e anche come il punto prima ricordava Sebastiano, proprio a livello di potere delle normative europee nella gerarchia delle fonti del diritto, perché comunque se prima la Costituzione era la fonte primaria e quindi non aveva assolutamente nulla che potesse prevaricarla, era la fonte primaria del diritto nel nostro paese, ha detto, diciamo, lo è ancora formalmente, però gli unici ad essere intoccabili, in linea teorica, perché tra l'altro non è manco così, sono soltanto i principi fondamentali, quindi non più i 12 articoli, non più l'intera carta costituzionale, che è fatta di 139 articoli. Ecco, quella ormai è sottoposta all'Unione Europea, ai regolamenti europei. E mentre sulla carta, con un bisticcio di parole, i principi fondamentali non dovrebbero esserlo, però noi abbiamo visto come questo negli ultimi anni, con il Covid e con la guerra, assolutamente non è stato così, perché comunque l'articolo 1 è stato massacrato, perché comunque la forma democratica basata sul lavoro e la sovranità al popolo, cioè, mi sembra che ormai sia soltanto più una frase vuota. L'articolo 3 col principio di uguaglianza, lasciamo perdere, perché quello proprio dovrebbero anche cancellarlo. E l'articolo 11, l'Italia ripudia la guerra, anche quello è stato massacrato. Per cui questa è la situazione. E, naturalmente adesso molto probabilmente c'è chi se ne sta accorgendo, ma fino a poco tempo fa insomma non era così, il dogma europeo era veramente intoccabile, purtroppo lo è ancora, nel senso che comunque è un argomento da affrontare con molta pazienza. È un argomento da affrontare con molta pazienza, perché la maggior parte
la stragrande maggioranza dei cittadini, oltre a non essere consapevoli dei pericoli, insomma, che si corrono per la nostra democrazia e per la stessa sopravvivenza delle nostre democrazie, ma anche dei popoli sostanzialmente, perché non c'è più nessuna tutela né del cittadino, nemmeno dell'essere umano, vorrei dire addirittura, che è un concetto ancora precedente a quello di cittadino. Quindi a questo punto il cittadino non è più al centro e nemmeno l'essere umano. E con questo siamo arrivati a un punto, secondo me, per cui qualcosa bisogna fare, insomma, non si può più andare avanti così. Anche ad esempio l'ultimo accordo preso dal governo con l'Ucraina, dove il governo si impegna per i prossimi 10 anni a fornire tutto il supporto possibile, immaginabile, anche militare, con sole 24 ore di preavviso. Sì, infatti è un trattato militare. Ma voglio dire, loro l'hanno fatto, ma che titolo, oltretutto, cioè, non avevano il diritto di fare una cosa simile. E purtroppo oramai è così, nel senso che gli stati non portano più nulla e quindi può succedere, ci vediamo scippare tutti i diritti conquistati prezzo di sangue, sofferenze, lotte, ce li vediamo scippare ormai con una naturalezza unica che ha. La postura bellica dell'Unione Europea attuale è un fatto, è gravissima, e chiaramente la von der Leyen lo dice con noi. Con una facilità impressionante. Ma perché per lei è una cosa bella, cioè non è che lo nasconda. Tra l'altro è proprio questo trattato bilaterale viola direttamente i trattati della NATO stessa, quindi la Costituzione della NATO, in cui è vietato fare alleanze con un paese attualmente in guerra, perché si tirerebbe dietro il resto dell'alleanza militare. E prima di passare a chiedere un commento su un articolo che ha scritto Stefano Orsi sul numero 1 di Visione, che io custodisco gelosamente in casa, firmato dalla maggior parte di tutti gli autori che vi hanno scritto, volevo chiedere se aveva qualcosa da aggiungere su questo tema specifico dell'Europa e dell'euroscetticismo, e di come di quanto sia importante oggi provare ad opporsi a questo modello. Sì, grazie. Allora, ci sono due parti che mi hanno colpito nella presentazione, nella risposta di Daniela, cioè lo Stato. Lo Stato, mi sentite? Sì. Lo Stato. Guardate che quando urla. Subordinato ai mercati. E questa è una parte che ha dell'incredibile, cioè. Il nostro Stato, che è emanazione diretta della sovranità dei cittadini, quindi le nostre istituzioni, il Parlamento, che è lo strumento attraverso il quale i cittadini esprimono la propria sovranità, il proprio indirizzo democratico per dare al Paese una linea da seguire, ecco che invece intervengono i famosi mercati, che dettano le loro priorità ai governi. I governi, sì, prima di emanare una legge, perché stranamente dovrebbero seguire le indicazioni del Parlamento, ma in Italia invece, perché è una democrazia parlamentare, invece è il Parlamento che segue le indicazioni del governo, quindi una sovversione dei ruoli ormai abituale da parecchi anni. E noi abbiamo questa strana situazione in cui quindi il governo, quando si presenta per farla finanziaria o altro, dirà: ma sarà gradita ai mercati, no? E quindi contattano le varie agenzie per sapere se hanno il loro benestare, se va bene, se i mercati lo accoglieranno favorevolmente, se non inciderà sul tasso di interesse, sullo spread famoso, e tutte queste azioni qua. Ora, da nessuna parte, nella prima parte della nostra Costituzione, c'è scritto che la sovranità appartenga ai mercati. E qui entriamo nel concetto della sovranità, che è un concetto fondamentale dell'azione politica del nostro partito, e che
dovrebbe esserlo anche di altri che si sono detti sovranisti, ma alla prova dei fatti si sono dimostrati dei venduti. Ecco, tanto per essere chiari. Perché hanno, nella loro azione di governo, si sono presentati a fare tutto il contrario di quello che, con cui si erano presentati a guadagnare il consenso della popolazione. Ed è un atto vergognoso. L'ultima di questa sequenza, se avete ascoltato nel dibattito parlamentare francese, Marine Le Pen, che ha detto tutto il contrario di quello che ha detto in questi anni, piegandosi a 90 gradi anche lei di fronte agli interessi dei mercati e dell'Unione Europea. Scusate la colorita metafora, ma quando ci vuole, ci vuole. Questo fenomeno ormai è diffusissimo in Europa. Al Senato francese 293 senatori contro soli 22 coraggiosi e coerenti senatori, 293 hanno votato a favore della ratifica dell'accordo di difesa tra Francia e Ucraina. Non avete capito bene? Loro hanno votato la ratifica, il Parlamento si è espresso, ha dibattuto sulla ratifica di un accordo. Da noi cosa hanno detto? Ma non è vincolante. Non è vincolante finché lo applichi. Nessun accordo diventa vincolante perché si è visto l'accordo di amicizia italo-libico. Nel 2011 venne votato e proclamato in pompa magna, presentato in una maniera impressionante, con le frecce tricolori a Tripoli, con Gheddafi con la sua tenda beduina a Roma. Ce lo ricordiamo o no? Nel momento dell'applicazione, pochi mesi dopo, la NATO attaccava, Francia e Gran Bretagna attaccavano la Libia per una scusa, poi si è scoperto che erano tutti argomenti fasulli, stragi presunte di civili, quando in realtà erano cadaveri di immigrati che erano naufragati e approdati poi sulla spiaggia della Libia, sulla costa della Libia, e dissero che bisognava intervenire per salvaguardare gli interessi della pace della popolazione. Noi avevamo l'85% del controllo del mercato, dello scambio del mercato, come si chiama, di scambio con l'estero della Libia, era tutto per l'Italia. Oggi quanto ne abbiamo? Il 30%, il resto se lo sono presi Francia, Germania, Stati Uniti di nuovo, Gran Bretagna anche. E che cosa hanno fatto? Hanno sospeso, c'era Frattini, buon'anima. Non bisogna sempre parlare bene di chi non c'è più, ecco, insomma, possiamo anche dire che era un po' uno stronzo. Ecco, per capirci, Frattini sospese l'accordo di amicizia italo-libico. Lo sospese. Non era vincolante, ma lo sospese. Ecco, un accordo è vincolante nel momento in cui il governo ha la volontà di seguirlo. È l'unico motivo per cui può essere vincolante un accordo. E quindi perché non se ne discute in Parlamento? Perché non è stata neanche pubblicata la versione in italiano sul sito del Ministero. Non c'è, c'è quella in inglese. Sapete perché c'è in inglese? Perché è la versione di controllo. C'è una versione in italiano, una versione in ucraino che viene firmata e scambiata, tutte e due le parti le firmano, se le riconsegnano, e ce n'è una terza versione, che è quella comune per tutte le parti, che serve a evitare che una versione in una lingua o nell'altra sia diversa da quella centrale. E viene firmata anche quella. È stata pubblicata solamente quella. Non c'è stata nessuna discussione e nessun controllo pratico dei costi previsti in quell'accordo. I costi, tutti gli accordi che prevedono dei costi devono passare dal vaglio del Parlamento, perché il Parlamento poi sarà chiamato a legiferare e coprire quei costi tagliando altre spese o prevedendole in ottica nelle successive finanziarie. Ma non c'è stato tutto questo. Non è vincolante. Era un sogno, ma un sogno che è diventato, nella migliore delle ipotesi, un incubo, come disse la buonanima, lui sì, di Craxi, che ne ha fatte tante, ma era uno statista. Sì. L'ultimo forse.
si può dire di tutto, che rubavano, ma anche rubavano, sì, certo, ma al momento di sedersi e di fare degli accordi con gli altri stati, difendevano gli interessi nazionali. Non posso dire che sono dei venduti, ma posso dire per la miseria che sono degli inetti e degli incapaci, perché hanno svenduto il nostro paese agli interessi della Germania e di altri paesi del nord. L'Unione Europea si è calibrata grazie alla mossa iniziale di far fuori la nostra classe dirigente per servire a tutti gli effetti gli interessi di pochi paesi all'interno, che guarda caso, prendendo tutti gli indici e tutte le statistiche economiche, hanno avuto enormi guadagni dall'unificazione monetaria. Perché? Perché negli accordi erano state inserite clausole a loro vantaggio, non a nostro. Noi fino a quest'anno con il PNRR, sono 30 anni che siamo... che forniamo più soldi all'Unione Europea di quelli che si incassano. Gran parte della differenza viene usata per spostare le nostre aziende all'estero. Ma stiamo scherzando? Tu, Unione Europea, usi i soldi miei, che prendo e pago invece di far crescere magari meglio i miei figli, e li dai a un'azienda magari dove io lavoro perché vada a trasferire le attività in Romania o in Polonia. Ma che razza di affare è questo? Quale classe dirigente ammette questo? Se succede una cosa così nella classe dirigente normale, dopo 3 mesi sono a Bruxelles a dire: signori, noi qui ce ne andiamo, arrivederci, tiriamo fuori, prendiamo baracche, burattini e ce ne andiamo, se si ripete una cosa simile. E poi ve la cavate senza i nostri soldi, li tirate fuori voi. E invece sono andati avanti. Quando firmano l'accordo per il trattato Schengen. Di Schengen, perché entri anche la Romania, ci sono già 56.000 aziende italiane in Romania che danno lavoro a quante persone? Minimo 560.000. Volete che uno si trasferisca di là senza prendere 10 dipendenti? E con l'indotto andiamo a milioni. Trasferite là con i nostri soldi. E non sono più tornate qui, e noi ci troviamo in un panorama desolante di deindustrializzazione. Venivo qui a Torino, ci siamo girati sul fianco, quello che una volta era un fiorente capannone di un'industria che creava reddito, è allo sfascio, è uno scheletro abbandonato, e così ce ne sono ovunque, in tutte le zone industriali d'Italia. Ma è progresso questo? Che cosa ci ha dato l'Unione Europea se non questo deserto economico? Guardiamo in faccia la realtà. Quando entriamo nell'Unione Europea negli anni 90, il potere d'acquisto degli operai italiani era secondo solo a quello tedesco. Oggi siamo tra gli ultimi. Forse no, siamo gli ultimi. Gli ultimi, credo. Anche con rispetto a quelli dell'est. Rispetto a quelli dell'est, sì. Benissimo. Allora facciamo anche qualche passo avanti ancora, no? Andiamo dietro magari a qualche paese del Maghreb, che così migreranno di nuovo indietro e noi andremo, sbarcheremo a Tunisi per cercare lavoro. Ecco, andiamo avanti così, perché si stanno trasferendo aziende nel Maghreb. Anche in Albania, per esempio, già in Albania a questo punto si sta meglio che da noi. Sì, aumentano anche i costi anche lì, mi dicono, però, cioè i parenti. In Marocco, in Algeria, stanno trattando per costruire industrie, spostarle dalla Germania là, fare gli stabilimenti per la produzione dell'idrogeno, no? Là, non qua, là. Perché? Perché costa meno l'energia. L'energia perché costa di più? Perché ci siamo tagliati le fonti da soli. La Russia ci dava a una pippata di tabacco il metano. Noi che cosa? L'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha messo in piedi un regolamento che prevede che il prezzo del metano possa essere venduto al prezzo di mercato previsto dalla borsa di Amsterdam. E mi raccomando, care aziende che vendete questi servizi, importate energia, non fate contratti di pluriennali. No, si va a contrattare sul momento, sul mercato. Basta. Un eccezionale
passo in avanti verso il bar, e glielo dissero quelli della Gazprom. Magari oggi risparmiate, per qualche anno risparmierete, ma se solo un qualcosa nel meccanismo, nel mondo, si inceppa, rischiate in 3 mesi di perdere tutto il guadagno degli anni precedenti. Ed è successo così. Quando chiudono le forniture del gas, scoppia la guerra in Ucraina, l'escalation della guerra in Ucraina, in 3 mesi, arrivati a maggio, noi ci eravamo già mangiati il guadagno di 5-6 anni prima. Tutto avevamo mangiato e siamo andati in perdita. Oggi paghiamo il gas ancora 4 volte quello che gli Stati Uniti lo vendono alle loro aziende là. E infatti si trasferiscono le aziende europee negli Stati Uniti. Questo sempre grazie alle lungimiranti politiche dell'Unione Europea. La Commissione dell'Unione Europea, quel covo di geni dove era consulente del Ministero degli Esteri, la Lady Pesk Mogherini, avevano come consulente la Tocci, quella che dice che non si può parlare di Napoleone perché non hai vissuto con lui, per dire, no? Perché se non sei stato in Russia non puoi parlare della Russia. E quando le dicono, allora nessuno può parlare della Seconda Guerra Mondiale, mi scusi, perché nessuno di noi ci ha vissuto. E lei dice, eh sì, è vero, infatti non ne parlo, ma tu, ma uno storico ne può parlare, per la miseria di un ignorante. Consulente del Ministero degli Esteri della Commissione dell'Unione Europea, ragazzi. Ma ci rendiamo conto di che livello è questa gente che si pensa di essere in gamba e di governare un continente? Va bene, queste sono le cose che mi hanno preoccupato di più. Scusate, mi sono preso del tempo. E la Tiziano, Stefano, la Tiziano. Allora, si è parlato giusto adesso di Stati Uniti. Io, volendo proseguire il ping pong sugli articoli, passo a quello di Stefano, poi avrai tu, Daniela, il commento dopo. Parlavo prima proprio dell'articolo scritto sul primo numero di Visione, che si chiama La fine dell'impero del male, no? E questo impero del male, che è l'impero talassocratico rappresentato dagli Stati Uniti che sono accennati prima, volendo un attimo allargare lo zoom, abbiamo parlato di Europa, volendo allargare un po' lo zoom, volendo anzi seguire i fili di chi poi si trova grappiando sotto questa Europa marcia e corrotta, troviamo ovviamente gli Stati Uniti, che ne hanno posto le basi, che poi hanno, come si diceva prima, con Mani Pulite, anche inserito un'intera classe dirigente prona ai loro interessi, e quindi hanno poi in questa vera, in questa hubris di dopo la fine dell'URSS, hanno delineato quello che era il progetto per il nuovo secolo americano, in cui tra l'altro c'era di mezzo proprio il marito della Nuland, che si è appena dimessa. Esatto, un sacco di personaggi veramente terrificanti, tra cui lo penso anche lo stesso Kissinger ci avesse messo delle mani. Era già più anziano, però c'erano altri. E quindi cosa è successo? Una volta delineato questo percorso per il nuovo secolo americano, sono successi tutta una serie di avvenimenti, tra cui l'11 settembre, poi seguito da una serie di guerre che ci hanno trascinato almeno per tutti i primi anni 10 in una lotta contro il terrorismo islamico, che però ad oggi, 20 anni dopo, invece dobbiamo dire, e questo è merito soprattutto della Russia di Putin e di Putin di per sé, infatti a me piace definirlo, poi qualcuno lo definisce il nuovo secolo cinese, a me piace definirlo più scherzosamente il nuovo secolo putiniano, secondo me è più azzeccato in questo periodo storico, quindi anche grazie ad una opposizione uguale e contraria, che è arrivata dal blocco russo, nato dalle ceneri dell'URSS e quindi poi rinato prima con una iniziale apertura verso il mondo occidentale, adesso per forza di cose, perché è opposto, perché è definito un pazzo, un polle da chi gli rema contro, abbiamo Putin dall'altro lato. Quindi io volevo chiedere a Stefano, commentando appunto il suo articolo che ha scritto sul primo numero di Visione, quanto e come possiamo sfruttare questo momento di discendente dell'impero americano, e cosa possiamo fare, come possiamo sfruttarlo per riposizionare alla fine di questo mondo unipolare, riposizionarci in un mondo multipolare che si sta delineando, e quanto la politica, un partito politico possa influire nel riposizionare un paese comunitario che da sempre è stata la bussola, il centro
del Mediterraneo, facendo da ponte tra ovest e est, tra nord e sud del mondo, e quindi provando a riportarci in quella posizione privilegiata che di cui per tanti anni abbiamo usufruito. Bene, una domanda semplice, no? Di quelle che ti fanno piacere. Una domanda secca. In poche parole mi sbrigherò, spero, disse due ore prima di finire. Sarò breve. Sarò breve, come dicevo. Allora, gli Stati Uniti sono sempre stati una di quelle che erano le potenze dei due blocchi fondamentali. Noi abbiamo vissuto, siamo nati quasi tutti, direi, tranne i più giovani qui in sala, nel periodo in cui il mondo era diviso in due blocchi fondamentalmente. C'era il blocco occidentale e il blocco legato all'Unione Sovietica. E noi in questa divisione eravamo terra di confine. No, c'è una scena di un film che guardo sempre con grande piacere, Soldati, in cui c'è il tenente Fili che insieme al soldato Scanna, mentre guarda verso est, dice di là c'è il confine con la Jugoslavia, di qui c'è il nord, il sud e l'ovest, e noi siamo qua al limite del confine proprio perché dobbiamo difenderlo, il limes che era dei romani. Noi eravamo terra di confine, questo ci ha conferito uno status privilegiato da un certo punto di vista, perché gli Stati Uniti non potevano fare a meno dell'appoggio del governo italiano e quindi lungamente hanno chiuso gli occhi di fronte alle azioni del governo italiano che ricercava posizioni di riguardo nei mercati internazionali per l'Italia. Ricordiamo il caso Mattei, ad esempio. Mattei, che non ha nulla a che vedere col piano Mattei che è stato messo usurpando nel nome e soprattutto la memoria, spaziò attraverso e trasversalmente ai campi di divisione dei blocchi nel mondo per chiudere accordi con l'Unione Sovietica, con i paesi dell'Est, con i paesi dell'Africa non allineati, tutto a vantaggio di quelle che erano le industrie nazionali, il petrolio, l'ENI, l'AGI, aveva sondato il terreno e i campi di possibile sfruttamento petrolifero e gasifero anche in Italia. Ricordiamo ad esempio i pozzi di Corte Maggiore in provincia di Reggio Emilia, se non sbaglio, che garantirono comunque un apporto di metano e di petrolio che poi veniva distillato, raffinato sempre in Italia. Nei vari impianti, garantendo un costo dei carburanti inferiore in Italia per poter garantire una competitività maggiore del nostro paese sui mercati internazionali, quindi permettere alle aziende di fare utili anche senza far pesare il tutto, far margine sugli stipendi dei lavoratori, per capirci. E questo ha permesso la crescita economica, il famoso miliardo economico nasce in questa fase, cioè nella fase in cui l'Italia fa valere la sua posizione nel mondo come arma per ritagliarsi uno spazio di crescita che ha garantito a tutti noi il benessere che conosciamo, che conoscevamo fino agli anni 90, diciamo. Ecco, da allora è un declino totale. Cosa è successo? Nel 91 crolla il muro di Berlino, nel 89 crolla il muro di Berlino, ma nel 91 cade l'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica finisce e viene spezzettata. In quel momento Fukuyama scrive la famosa battuta, diciamo, la fine della storia, in cui diceva che la società liberale ormai sarebbe stato il faro e l'ultimo stadio dell'evoluzione della società umana, che sarebbe stato immutabile. Niente di più sbagliato. Cosa succede da allora? Da allora accade che gli Stati Uniti si trovano come l'unica superpotenza nel mondo e sistemano subito i conti in sospeso. L'Italia e altri paesi vengono immediatamente riportati alla ragione delle cose. Non sei più terra di confine, quindi non mi serve più la tua classe dirigente, non mi servi più tu, perché io mi sposto a est, io mi sposto avanti,
oltre i confini che c'erano una volta e mi sposto verso il confine russo, di fatto, e sappiamo poi adesso dove siamo arrivati. Ma l'unipolarismo americano si vede perché cercano di imporre quello che è la legge americana, quale fosse il diritto internazionale. E cioè diventa diritto internazionale esclusivamente ciò che è nell'interesse degli Stati Uniti. E quindi non si applica mai per loro, si interpreta per gli amici, ma si applica sicuramente su tutti gli altri. E cioè ogni paese che osi intraprendere un'azione che si distingua dai diktat di Washington viene indicato come paese canaglia, viene indicato come paese antidemocratico, il suo presidente, anche se eletto democraticamente e attraverso un processo democratico basato su una costituzione rispettato, oltretutto viene indicato come un regime, un dittatore. È il caso ad esempio di Chavez, quello che è successo in Venezuela, delle sanzioni che sono state poste immotivatamente, ad esempio quando è arrivato poi Maduro. È stata una cosa sanguinosa quella che è stata fatta a quel paese, un blocco economico, addirittura escludendolo dai circuiti bancari, impedendo loro di pagare gli strumenti per la manutenzione dell'industria petrolifera, per dire, l'importazione di anche medicinali, perché è vero che loro dicono ma noi non abbiamo messo le medicine sotto sanzione, no? Però se non le puoi pagare, ecco, nessuno te le manda, il problema è sempre lì. Ecco, l'unipolarismo americano è la causa della propria fine. Perché loro, per sfruttare al massimo i guadagni che derivano dall'essere l'unica superpotenza nel mondo, cessano di essere un paese produttore, trasferiscono tutte le attività produttive a spese dei loro cittadini, ma sono dei poveracci, quindi che cosa contano i poveri nell'ambito di una società fortemente e in maniera sospinta capitalista? Nulla. E quindi dove risparmiavano un dollaro per produrre si spostano dal Messico alla soprattutto nel sud-est asiatico, Taiwan, hanno trasferito di tutto, molto in Vietnam recentemente, Cina soprattutto. La Cina capisce questo fenomeno, capisce cosa deve sfruttare. L'avidità è lo strumento attraverso il quale la Cina distrugge l'unipolarismo mondiale, e cioè sfrutta questa innata tendenza del capitale al guadagno ad ogni costo, attirando verso di sé tutta l'industria occidentale, in particolar modo statunitense, e facendo proprio tutta la tecnologia e tutto il sapere che gli viene trasferito. L'Occidente è la causa della propria decadenza, in particolar modo il globalismo imposto dagli americani, che volevano fare di tutto il mondo un mercato unico, variando i consumi in base alla costrizione di costumi di vita, di culture imposte che prevaricassero le culture locali, che fanno invece la distinzione tra un popolo e l'altro, che fanno la ricchezza di un paese. Pensiamo solo a quello che è l'Italia, con 3.000 anni di storia e delle particolarità non solo di regione in regione, ma di provincia in provincia o comune in comune. I prodotti tipici, il dialetto, la cultura locale, quella che è la tradizione anche di costruzione, di industria in determinate specificità in determinate regioni. Valenza era un polo dell'oro fino a pochi anni fa, hanno trasferito moltissimo in sud-est asiatico, adesso là fanno tanti prodotti che facevano loro a un prezzo estremamente più basso, e il mercato dell'oro a Valenza è rimasto solo ma per i marchi più grandi, Damiani, Bulgari e via dicendo. Gli altri lavorano per loro o campano. Molti hanno chiuso. L'unipolarismo americano nasce
dalla convinzione della propria classe dirigente che questa condizione sarebbe stata immutabile negli anni, che loro avrebbero potuto governare il progresso degli altri paesi attraverso la corruzione dei governi, attraverso la distruzione dei governi che si dimostravano autonomi. Ci hanno provato anche in Cina, come se ci hanno provato, più volte. Ma la Cina ha usato un pugno di ferro, si è saputo organizzare in maniera da disinnescare ogni tipo di ingerenza americana. Guardiamo cosa è successo a Hong Kong nel corso degli anni, le proteste pilotate, quello che è successo poi oltretutto nel Maghreb con le primavere arabe, quante centinaia di migliaia di morti hanno causato gli Stati Uniti con queste politiche. Queste politiche, questi 30 anni, sono servite a generare un odio viscerale in tutto il mondo verso l'Occidente. Quando Borrell, dall'alto del suo suprematismo, parla del giardino d'oro minacciato dalla giungla che è al di fuori, compie un atto tremendo di razzismo nei confronti delle altre culture, degli altri popoli che non sono nell'Unione Europea, che non sono nell'Occidente. Ma questa mentalità è la figlia del colonialismo che è rimasta nelle menti di queste persone, che si attribuiscono una superiorità morale, intellettuale e culturale rispetto agli altri paesi. E quando sottovaluti i tuoi avversari, stai scavando la tua stessa fossa. L'Occidente ha costruito pezzo dopo pezzo il castello inespugnabile che ora tenta di assaltare. Anticamente dicevano: bisogna fare di tutto pur di evitare il collegamento tra la Russia e la Cina. Cosa hanno fatto nel 2014? Hanno imposto le sanzioni alla Russia, che ha trovato l'unica sponda nella Cina, e si sono legati. Gli Stati Uniti sono intervenuti adesso per separare l'Unione Europea dalla Russia, per trarne un immediato disperato vantaggio loro, ma distruggendo gran parte di noi, distruggono anche poi quello che sarà il loro mercato di beni e generi. E questo forse non lo valutano ancora appieno, minano addirittura l'eventuale alleanza tra noi e loro. Anzi, nel nostro caso l'hanno già minata, perché questo che noi vediamo ci porta inevitabilmente a una risoluzione nelle nostre menti. Noi dobbiamo abbandonare questo filone suicida, recuperare le nostre tradizioni, recuperare la nostra cultura, recuperare la nostra specificità locale. È quella la nostra ricchezza che fa dell'Italia l'unico paese al mondo che può avere tutti gli strumenti per rinascere da questa situazione. Perché le nostre particolarità, la nostra specificità locale è unica al mondo e tutti la ricercano. La nostra capacità, la nostra inventiva ci hanno fatti grandi in passato, ci salveranno in futuro, ma non possiamo farlo né all'interno dell'Unione Europea né soprattutto oggi con i rischi di conflitto all'interno della NATO. Grazie. Chiedo allora a Daniela se ha ancora qualcosa da aggiungere sia sulle palesi ingerenze americane nelle politiche italiane e anche nel nostro ruolo come Stato all'interno di questo nuovo mondo geopolitico, prima di passare poi alla domanda sul tuo secondo articolo, ma il primo cronologicamente. Sì. No, diciamo che è stato veramente detto e sviscerato di tutto, quindi aggiungere qualcosa non è facile. Ingerenze americane, è stato detto, sono assolutamente evidenti, sono sempre più pervasive, perché se prima, appunto, come è stato detto, noi eravamo già soggetti alla NATO, tra l'altro con qualche buona ragione, perché questo ovviamente aveva un senso nel dopoguerra, nella seconda guerra mondiale, e avevamo perso la guerra, eravamo occupati, però ci hanno occupati, bombardati e tutto quanto, però c'è stato anche il piano Marshall,
tra l'altro, no? Quindi, ma poi era tutto, diciamo, riconducibile a qualcosa che aveva significato. La NATO aveva significato, perché c'era il patto di Varsavia, c'era appunto questo bipolarismo, c'era prima il patto atlantico, prima del patto di Varsavia c'era il 49 e poi nel 54, sì, c'è questo, e lì si sono dipesi, sì, appunto, insomma, quando c'era il mondo bipolare della guerra fredda, che noi un po' più grandi ricordiamo appunto ancora, tutto questo aveva senso. Però, come è stato detto giustamente, malgrado tutto, la pressione degli Stati Uniti era comunque inferiore ad oggi. E allora Stefano ha detto giustamente perché noi dovevamo fare da cuscinetto e quindi gli interessavamo per quello, ci rispettavano per quello. Questo è verissimo. Ma io aggiungerei anche però che noi in quella fase avevamo comunque degli statisti, degli uomini che con tutti i loro limiti e con tutti i loro difetti e tutto quello che vogliamo, erano comunque degli statisti ed erano degli uomini di spessore, erano uomini di spessore culturale, di profondità culturale, di valori profondi, e quindi con tutte le loro pecche e tutti i loro difetti avevano radicato anche il senso della patria e facevano, come diceva giustamente prima Stefano, magari anche i propri interessi, ma comunque quando si trattava di svolgere la propria funzione pubblica a cui erano chiamati, la svolgevano nell'interesse nazionale. E poi c'erano grandi capacità, ma le capacità ci sarebbero ancora. Cioè, il problema dell'abbassamento del livello della classe politica e della classe dirigente in generale non è perché adesso siamo tutti scemi, ma semplicemente perché adesso nei posti chiave ci vogliono gli scemi. Perché se prima nei posti chiave ci volevano i grandi talenti, i visionari, persone appunto di grande spessore umano, culturale, politico, manageriale, imprenditoriale, è stato citato Mattei, ne potremmo citare altri, adesso questi uomini non servono, anzi, a parte che già Mattei era stato liquidato allora, quindi ovviamente non è tutto, però voglio dire, non a caso, ma tutt'altro, perché c'era sempre di mezzo il dominio della politica energetica, quindi anche in una fase storica in cui c'era l'IRI, l'Italia era quella che era, eccetera, eccetera, però comunque in quel momento lui evidentemente ha toccato i fili. Ecco, stavo per dire una cosa più volgare, ma fuori dal vaso, si può anche evitare, no? Un'espressione così, per cui diciamo ha esagerato un po' troppo e quindi non gliel'hanno permesso. Però, ripeto, erano altri uomini, ma perché una volta ci volevano quegli uomini, perché se io devo ricoprire una carica, ma vera, cioè dove io ho una responsabilità, ho delle prerogative, allora o sono capace, o ne sono all'altezza, oppure sono cavoli acidi, cioè non posso farlo. Diversamente, adesso accade tutto il contrario, se tu sei capace, con una personalità, con una dignità, con una schiena dritta, con dei valori, tu non vai bene. Dai fastidio. Non vieni espulso, ma ovvio, vieni immediatamente espulso, perché noi vediamo come oggi basta avere un pensiero leggermente divergente che addirittura si mettono a codificare a livello europeo, che se hai un pensiero leggermente divergente automaticamente sei una spia di Putin e cose del genere. Cioè noi qui ormai siamo arrivati a un livello che sembriamo non quei film degli anni 60 delle spie che li producevano in serie che erano bellissimi, ma le loro parodie, perché poi oltre ai film c'erano le parodie e noi adesso siamo come la parodia, perché abbiamo raggiunto un livello di macchiettistico da questo punto ed è la nostra realtà, cioè noi viviamo dentro una realtà di questo tipo, per cui adesso la classe dirigente è di basso livello, i politici sono di basso livello, come diceva prima Stefano, perché devono essere così, perché devono essere dei meri esecutori. Allora, una Meloni, che personalmente io non ho mai apprezzato in modo particolare, però diciamo, era forse leggermente superiore alla media, un po' più bravina, è stata... Più furba. Non allarghiamoci, sì, ecco, diciamo a livello di furbizia, di scaltrezza, di capacità.
Però comunque il livello di servilismo imbarazzante anche nella forma raggiunto dalla Meloni, penso che abbia stupito un po' tutti, persino quelli che da lei, tipo me, non si aspettavano nulla. Ma sicuramente molti anche nel suo partito, perché lo so. Ma sicuramente, certo. Ma sicuramente. Perché in questo momento comunque la musica è quella, per cui voi direte, ma ce l'aveva un'alternativa? Sì, ma il governo gliel'avrebbero fatto durare 3 mesi. Quindi con questo, meno 3 giorni. Io non la sto giustificando, intendiamoci. Però questa è in realtà un dato di fatto. Guardiamo come hanno fatto fuori Berlusconi nel 2011. Anche lì, su Berlusconi ne possiamo dire, ma quante ne vogliamo, ma ci mancherebbe. A parte che per me, con le posizioni che ha preso sulla guerra poco prima di morire, si è completamente riabilitato, per quanto mi ricordo. Non si era abilitato, perché la funzione che ha avuto Berlusconi nel cambiare l'immaginario sociale, quella è stata fondamentale. E quella è stata la sua più grande responsabilità. Berlusconi, l'americanizzazione che stiamo vivendo, non ci sarebbe stata. Su questo io infatti mi è stato perdonato tutto praticamente in virtù del processo di americanizzazione attraverso i processi mediali. Ma sì. Cioè, con il consenso delle forze politiche di questo paese, peraltro già corrotte. Anche Santo Craxi, purtroppo se non ci fosse stato lui a aprire viati a Berlusconi, quello è vero. Berlusconi trovava duro. Ma questo sì, però, comunque non c'è mai potuto perdonare. No, esatto, il capito non è può essere perdonato. Dipende comunque, insomma, il personaggio è complesso, molto complesso, quindi non basta il primo, è complesso, va preso. In ogni caso l'uscita di scena che ha fatto, secondo me, è stata da stilista, poi per carità, uno, forse perché ormai non aveva più nulla da temere. Mentre invece il massimo dell'umiliazione, appunto, umana e politica, l'ha vissuta nel 2011, quando è stato letteralmente buttato via come uno straccio, sulla base di una serie di motivazioni che naturalmente erano farlocche, ma la verità è che lui comunque in politica estera e aveva determinati rapporti, determinate relazioni e sapeva come condurli con Gheddafi e con Putin, e di mezzo guardate se non c'è sempre l'energia che fa saltare in aria le persone, ma te l'ha fatto saltare in aria fisicamente, per Berlusconi non c'era bisogno perché bastava metterlo sotto processo per quelle 4 ragazzotte che frequentava e va bene così. Si sono inventati lo spread, cosa di cui adesso non si parla più, però sì, perché non c'è più la speculazione che in quel momento stata. Ovviamente ce l'hanno fatta vedere come una cosa per cui non lo so che cosa saremmo sfondati. È uno strumento di aggressivo di pressione politica, esattamente. Ma se non alzasse il becco non so Per cui la soggezione adesso è arrivata al massimo livello, perché noi di fatto persone o personaggi che abbiano un minimo di prestigio, che si oppongano a tutto questo nelle stanze del potere, non li abbiamo. E per cui noi ormai siamo a tutti gli effetti una colonia, e diciamo che recentemente con la questione della guerra abbiamo raggiunto un livello, secondo me, veramente preoccupante e oltre il limite del tollerabile. Perché prima o poi, ora noi aspettiamo sempre, no? Ogni volta c'è uno step diverso per cui diremo no, ma dopo questo vedrete che tutti capiranno, no vabbè ma dopo questo, e porca miseria non arriva mai questa cosa, non si alza sempre di più l'asticella. Bisogna avere pazienza, perché comunque questo mondo com'è attualmente, questo mondo occidentale, e in particolare parlando del nostro paese, è un mondo insostenibile, è diventato insostenibile. Il problema è che la popolazione è stata educata, è stata addomesticata, e qui ci andiamo ad agganciare già con quello che era l'articolo sulla rivoluzione, di cui al contrario no? Andiamo a parlare alla fine, perché tutte le cose vengono precedute da una sorta di preparazione,
le persone non possono essere messe davanti a delle realtà traumatiche così dal mattino alla sera, perché non sarebbero in grado di accettarle. È un po' il famoso esempio che si fa sempre della famosa rana bollita, no? Se tu butti la rana nell'acqua bollente, di colpo quella schizza, fa un salto e se ne va, si autoconserva. Invece se tu la metti nell'acqua fredda e poi la scaldi poco alla volta, alla fine la rana rimane bollita, poveraccia, senza neanche essersene resa conto. E quindi questo purtroppo è cominciato da un po' di tempo, è stata letteralmente cambiata la cultura. Io a volte osservo il liberismo, anzi il neoliberismo, che è una metastasi, io la definisco così, ormai è andata a prendere tutte le cellule, no? Proprio come fanno le metastasi, si è insinuata nelle menti, nei cervelli. Le persone ne sono inconsapevoli, ma io vedo ad esempio c'è un odio per i poveri, un odio per odio per tutti quelli che non ce la fanno, perché hanno instillato questo modo di vedere, questo modo competitivo, questo rampantismo. E hanno inculcato che il fatto di non farcela è una colpa che ti rende indegno, ti rende un essere schifoso che non merita nulla. Infatti, se voi notate, ad esempio, i benestanti, quelli che ancora stanno bene, o i ricchi, odiano quelli che magari prendono il reddito di cittadinanza, li odiano, cioè loro non sopportano che una persona che magari non ha nulla abbia un aiuto. Invidiano quell'aiuto perché la loro avidità è senza ridegno, è senza confini, no? E questo è il tipo di società canaglia e maligna che hanno creato, perché questa cosa la mettono in testa ormai alle persone, in tutti gli ambienti, in tutti gli ambiti, nelle università, nelle scuole. Per cui non è che le persone siano diventate tutte cattive, però sono state condizionate a un certo modo di pensare e non si rendono più conto. D'altronde lo diceva la Thatcher, diceva che con l'economia avrebbero cambiato il cuore e le menti delle persone, e così hanno fatto. Ed è così, e d'altronde c'è quel passo agghiacciante di Tommaso Padoa Schioppa, perché anche lui è schioppato da un pezzo, appunto, in cui lui si esprime, io quello l'ho trascritto testualmente nel mio articolo, ovviamente non me lo ricordo a memoria, ma si esprime in una maniera che fa venire proprio la pelle d'oca, cioè quando evoca questa durezza del vivere e quando descrive i tempi d'oro del passato in cui, non so, nell'Ottocento, il diritto non era un lavoro, tu dovevi faticare, dovevi guadagnartelo e poi ti arrivava un frutto e ti dovevi accontentare, ma non era un diritto, no? Non era scontato. Niente era un diritto, e l'hanno vinta. Quindi lui teorizza questo mondo in cui non ti spetta nulla e manifesta proprio questo odio verso coloro che percepiscono, che erroneamente hanno percepito negli anni in cui è esistito invece uno stato sociale, coloro che orribilmente hanno percepito aiuti, sussidi, quel passo veramente, dopo se lo troviamo lo possiamo anche, è proprio indicativo di questa mentalità che è stata diffusa. Quindi oggi ancora, cioè perché sto dicendo questo? Perché questo spiega come mai non c'è ancora questa coscienza collettiva, non c'è perché purtroppo oggi ancora si ragiona così, cioè finché io ce la faccio, il mio vicino che è in difficoltà è colpa sua, è un coglione, non mi interessa, crepi, perché ci hanno fatto diventare così. Poi quando tocca a te, allora pian pianino lo capisci, no? Questo è il tipo di società occidentale che hanno creato, è qualcosa veramente di raccapricciante. Quindi qui bisogna ricominciare proprio dalle fondamenta, perché bisogna anche ricominciare da un'educazione, perché bisogna riprendere certe cose che erano state acquisite, che noi quasi davamo per scontate prima della caduta appunto del muro di Berlino, prima che poi vincesse, prima che la lotta di classe la vincesse definitivamente il capitale. Non definitivamente. Bravo. Attualmente. Bravo. È una fase. In questa fase l'ha vinta decisamente.
prima noi avevamo, noi novecenteschi, ci eravamo abituati a considerare certi diritti come normali, insomma, e non lo erano, cioè normali nel senso di acquisiti, probabilmente che non li avremmo più persi, e invece non è così. I diritti si stanno assottigliando sempre di più, e forse dobbiamo aspettare che un numero sempre maggiore di persone lo subiscano sulla propria pelle, in modo che alla fine ci sia finalmente una presa di coscienza, se non maggioritaria, perlomeno ampia, molto, molto ampia. Figlio di questa devianza mentale che ci è stata inculcata, è lo stesso fatto che i governi, invece di garantire il lavoro ai cittadini, pensino di garantirlo con un sostituto, un surrogato, che è il reddito di cittadinanza. Attenzione, che è molto pericoloso, perché garantire il posto di lavoro significa ridare la dignità alla persona. Dargli un sussidio significa renderlo un servo che dipende sempre dai favori del potente. Ricordiamocelo sempre. Prima cosa. La seconda. Le scelte della classe dirigente attuale si vedono nei momenti in cui hanno composto le liste elettorali nel 2022. E parlo della Meloni perché ho contatti diretti all'interno del suo partito e so che alcuni buoni elementi sono stati esclusi in funzione di favorire i fedeli, ok? E i parenti. E gli amichetti anche, che sono stati messi lì, perché quando parla di amichettismo, la prima che lo fa è lei. Esatto. Primo. Secondo, vi ricordo tutti che gli esponenti di spicco del suo partito, il braccio destro della Meloni è Donzelli, detto Minni, e non vado oltre. Ah, dimenticavo, ci hanno tolto la classe dirigente di statisti, magari corrotti, ci hanno lasciato quella di inetti, corrotti, peggio degli altri. Allora torniamo al tema della sovranità nazionale, anzi ancora meglio, della sovranità popolare, certo. Perché nell'articolo che hai scritto tu, Daniela, per il numero di visione 7, che si intitola Tempo di rivoluzione, si parla proprio di diritto alla ribellione. La ribellione contro cosa? Contro un sistema totalitario che ormai ci tiene in questo stato di eccezione, per come Agamben stesso lo ha delineato nei suoi studi di filosofia politica, e quindi ci previene anche con degli studi che loro fanno in maniera scientifica sulla mediaticità, ne parlava prima anche l'intervento, sulla mediaticità di alcuni concetti, sulla propaganda che immettono con finestre di Overton costanti, adesso lo hanno fatto palesemente da mesi sulla guerra, no? Come lo hanno fatto già ai tempi del Covid sulla guerra, palesemente con i coprifuoco, con tutti gli stati. E veniamo infatti anche a uno degli strumenti più infami che hanno utilizzato durante quel periodo, che è quello del Green Pass, e che ha, come dicevi tu prima, non è stato nemmeno sufficiente, come doveva essere, a generare quella risposta uguale e contraria dal basso, che avrebbe portato, per esempio, faccio un esempio concreto, se il 15 ottobre del 2021 ci fosse stato uno sciopero ad oltranza di tutti i lavoratori intesi come classe sociale che si sente tale nei confronti di un oggetto di diritto così infame e anticostituzionale, noi non saremmo qui a parlare non saremmo qui a parlare di quegli argomenti. Cioè, come si cambia, che secondo me è la cosa più importante, come si passa dal ribellismo alla ribellione, alla rivoluzione inquadrata politicamente, però, che è quella la il distinguo che occorre fare, secondo me. Beh, insomma, che questo è un domandone. Sono domande facili. No, infatti, no, certo non è facile articolare una risposta a una domanda, diciamo, tu hai posto. Serve solo a sviscerare quello che poi sono i principi fondanti del nostro partito, che si basa su quella risposta. Intanto, se devo ricordare qualcosina del mio articolo scritto diversi mesi fa, e che quindi ricordo. Diciamo che io avevo scelto di analizzare l'argomento sulla base del dibattito
in seno all'Assemblea Costituente. E quindi ero andata a vedere i lavori proprio dell'Assemblea Costituente, e dove c'era una parte interessante di tra i costituenti che pensavano di inserire proprio nella Carta Costituzionale il diritto di ribellione, diciamo così. Quindi costituzionalizzare il sacrosanto diritto a ribellarsi nei confronti di un'autorità ingiusta, come diritto sacrosanto proprio riconosciuto all'uomo in quanto tale, ribellarsi a un potere cattivo. E diciamo che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale era possibile anche questo, che ci fosse un dibattito di questo tipo, che dove protagonisti sono stati poi proprio due insigni cattolici come Dossetti, che era addirittura un prete, e il nostro Aldo Moro, che loro erano favorevoli. Poi alla fine non prevalse questa loro, diciamo, questo loro auspicio, questo loro suggerimento, questo loro progetto non prevalse, perché poi in realtà maggioritariamente prevalse la paura dei rossi, dei comunisti. E quindi qualcuno ha pensato, cioè qualcuno, la maggioranza, alla fine ha detto: se noi inseriamo una cosa del genere nella nostra Costituzione, in pratica legittimiamo la rivoluzione d'ottobre. Sì, legittimiamo la rivoluzione comunista nella Costituzione, per cui se può fare. E quindi vabbè, tutto questo non è successo. Diciamo che io avevo, mi sembrava interessante analizzare la cosa da questo punto di vista. Nella nostra attualità un argomento del genere diventa più difficile da analizzare, perché se quegli uomini, anche se poi vabbè non prevalse la costituzionalizzazione, però il fatto che già ci fosse un dibattito di questo tipo la dice molto lunga, cioè in seno a un'assemblea costituente composta da insigni giuristi, poi ripeto il maggior fautore addirittura un prete, ma ci rendiamo conto, ecco, qualcosa ci dice. È bellissimo questo, perché sì, ci ricorda quanto profondo e completo sia stato il dibattito e la discussione all'interno della Corte Costituente quando è stato redatto il testo della nostra Costituzione. Perché qui è stato valutato ogni aspetto del diritto, certo, della tradizione, della cultura, tutto, ad esempio italiana, partendo dagli albori, addirittura dalla filosofia greca, sì, che ha visto molta. Ma poi loro hanno, a parte il fatto che i lavori sono durati moltissimo, sono stati anche molto animati e molto vivaci, sia sul piano culturale che sul piano umano, personale. Quindi, certo, sicuramente noi, per dire una frase che dice spesso Rizzo, siamo nani sulle spalle dei giganti, a lui piace molto dire, ed è vero. Sono danni tolti. Detto questo, oggi diventa difficile inquadrare un argomento del genere, perché l'animo umano è stato proprio in questi ultimi decenni profondamente diluito, è stato fiaccato. Allora, un po' da anni di pace, vabbè, e uno dice viva il fiata, no? Perché su di nuovo. Però anche purtroppo dalle mollezze del consumismo, mettiamola così, da questi contentini che poi sono delle polpette avvelenate, ma non, ovviamente non ce ne rendiamo conto in maggioranza. Quindi questi apparenti agi che ci hanno dato, che servono a far apparire questa nostra epoca, perché molti lo dicono ancora, ma penso come stiamo bene adesso. Dico no, come stiamo bene adesso. Cioè, è solo più bella la prigione, messo il condizionatore nella. Ma vedi, adesso c'è la libertà, poi adesso c'è questo. Ma veramente io trovo che si stava meglio negli anni 80-70, quando eravamo tutti disordinati, tutti incasinati, tutti politicamente scorretti. Tutti fumavamo come turchi, tutti parcheggiavamo la cazzo di cane. Sì, va bene, era tutto così, ma eravamo, porca miseria, pieni di vita, si lavorava, vivi,
vivi, guardavamo il futuro, avevamo sogni, avevamo speranze, iniziative. Adesso si è perduto un popolo di soldati morti, lobotomizzati da questa schifezza, perché è una schifezza. E quindi prima si è cominciato con certi programmi TV, perché prima il popolo è stato preparato dalla televisione, prima che ci fossero i social, da una involuzione della televisione. La televisione negli anni 60 era una cosa splendida, negli anni 70 più o meno, dagli anni 80 è cominciato cominciata una deriva, una trasformazione. Per cui un popolo così non è che abbia ha perso la consapevolezza, ma ha perso anche un po' quell'animale istinto che è sano, no? Quell'istinto animale che è sano in ciascuno di noi, e quell'istinto che a volte ci porta magari a salvarci la vita nel giro di un attimo, ritorna quella prontezza, ed è proprio un istinto primordiale. Ecco, questo istinto primordiale è stato sempre più fiacciato a suon di stronzate. Addomesticato, esatto. Cioè l'uomo è stato addomesticato sempre più. E con dei finti, ripeto perché sono finti tra l'altro, fossero veri, con dei finti agi, con dei gingilli, con dei gadget. È vero, come dicevi tu, che quando c'è stato il Covid abbiamo avuto questa sensazione di, come dire, no? di risveglio, di ribello. Io devo dire, non ci ho mai creduto perché se una ribellione non è consapevole, ma non è articolata, cioè non riesce a essere sistematizzata, non riesce ad avere un filo conduttore anche ideale, mettendo in connessione tutta una serie di cose, avendo quindi una visione insieme, non è una vera ribellione. Cioè alcuni che si sono ribellati contro il Green Pass o contro il vaccino, nel momento in cui il Green Pass è stato ritirato e il vaccino insomma non ci hanno più detto di vaccinarci eccetera eccetera, è finita anche la ribellione, tutto va bene e non ne vogliono neanche più parlare. E purtroppo io vedevo che quelle piazze erano piazze comunque sì, lì per lì erano delle belle piazze, c'era un sacco di gente, c'era un sacco di energia, però ripeto, non c'era una forma di coscienza sociale. Erano piazze di tanti individui che in quel momento avevano lo stesso problema, toccati nella quotidianità. Esatto, quindi ciascuno individualmente scendeva in piazza insieme a tanti altri individui contro quella cosa, e per cui nel momento in cui quella cosa è venuta meno anche questa energia. Quindi ricostruire una coscienza sociale non è una cosa facile, non è una cosa che si fa così dal mattino alla sera. Noi in qualche modo ci stiamo provando già da qualche anno, però è un compito arduo, ma poi soprattutto è stato distrutto il concetto di conflitto di classe, questo vogliamo dirlo. Cioè, ma il conflitto di classe è il nocciolo di ogni questione, cioè tu non puoi affrontare nessun argomento se non lo declini tenendo conto del conflitto di classe, perché il conflitto di classe è ovunque. Non bisogna avere paura di usare queste espressioni, anzi io le rivendico queste espressioni. Che poi cambino le classi, che cambi la composizione di classe, sono d'accordo anch'io, tutto va attualizzato. Quindi la lotta di classe del 2024, ho perso pure il conto, non è la lotta di classe del 1970 o del 1920, è diversa perché cambia a seconda del cambiare della storia e delle circostanze, però è... come dire, è il nocciolo di tutte le dialettiche umane, il conflitto di classe, ma anche di quelle individuali. Cioè se uno non capisce questo, ad esempio questa sinistra del Menga, no, che c'è adesso, che parla di patriarcato e parla di femminismo, e va bene, non è che sia proprio tutto sbagliato quello che dicono, perché poi noi a volte, io no, però nella nostra area c'è un po' a volte di manicheismo. Per cui, visto che lo dicono, lo buttiamo via tutto, e anche questo diventa becero.
Quindi magari esistono dei problemi ancora rispetto, non lo so, al mondo femminile o rispetto ad altre situazioni, ma vanno sempre declinati con un'ottica di conflitto di classe, perché altrimenti non funziona niente, non funziona niente. Invece questo è stato completamente espunto da ogni ambito, per cui è tutto orizzontale, non c'è più niente di verticale. E allora come fa a venire fuori l'energia rivoluzionaria nel senso buono, perché io non mica sto parlando di rivoluzione armata, ma rivoluzionaria nel senso di cambiare la società? Ma da dove viene questa energia se non c'è la consapevolezza del conflitto di classe? Perché? Perché questo mercato, come dicevo, questo neoliberismo ha mangiato proprio i neuroni. Per cui fai fatica a far passare delle logiche che 30 o 40 anni fa erano note a tutti, cioè anche uno che non era molto intelligente, che non era andato a scuola, che non era una cima in nulla, non gli dovevi spiegare certe logiche perché erano ovvie. E adesso è esattamente contrario, tu parli con uno che è laureato ma è un perfetto idiota e non capisce niente. Per cui dicevo, in piccolo c'è in tutte le categorie, c'è il conflitto di classe, quindi anche quei problemi, che parliamo degli avvocati, che parliamo di un'altra categoria, vanno interpretati in chiave di classe. D'altronde il conflitto di classe io definisco spesso come una guerra silenziosa in cui la classe che sta perdendo non sa neanche di combattere in questo momento questa guerra di classe contro, esatto, la classe dominante di un'elite dei pochi contro i molti, che invece sa bene cosa sta facendo e fa di tutto, tra cui anche dividere in sottocategorie, esatto, ognuna singola area di questa classe, come hanno fatto proprio con le regole del Green Pass ai tempi, esatto, proprio per evitare che ci sia, ed è l'hanno fatto quegli agricoltori ultimamente, quindi ogni volta c'è la protesta di ognuna delle categorie e mai un insieme che poi sarebbe quello che va a fare la differenza. Prego Stefano, se avete un commento su me. Io sto pensando a quello che è successo negli ultimi 40 anni all'interno delle elite, quelle più ricche, diciamo. È stato fatto uno studio dall'economista francese Piketty. Non si sente, dicono che devi gridare. No, ma il tanto in più. Quindi vuoi dire che io parlo più forte di lui? Facciamo un po' di silenzio così sentono tutti, per piacere. Il fenomeno di accentramento, di confluenza della ricchezza ha avuto nel corso dei decenni dell'industrializzazione, quindi della crescita economica del mondo, delle fasi alterne. Quindi siamo passati da una fase iniziale in cui l'industrializzazione ha portato una maggiore diffusione di ricchezza ai braccianti agricoli che vivevano, non dico a livello dei servi della gleba, ma poco ci manca, sono stati portati ad avere una ricchezza maggiore, un benessere maggiore, si è creata la classe media. Oggi noi stiamo vivendo una fase di ritorno in cui coloro che hanno raggiunto un notevole benessere economico hanno iniziato una fase di accumulo di beni e ricchezze che non è solo in crescita progressiva ma esponenziale. E questa fase di accentramento della ricchezza all'interno del mondo sta accelerando invece di diminuire. E noi vediamo delle persone che da sole detengono delle ricchezze, dei capitali come mai nella storia si è visto prima, e pensano, inebriati da questo smisurato potere, perché oltre alla ricchezza personale c'è il potere e il controllo su altre ricchezze, pensiamo solo a coloro che controllano e guidano i grandi fondi di investimento, che hanno bilanci di decine di migliaia di miliardi e hanno dei bilanci superiori a quelli di interi continenti. Questi prendono uno Stato, lo spezzettano e ne fanno una marmellata quando e come vogliono, e non c'è nulla all'interno del mondo economico attuale che cerchi di contenerli. Alla fine del 1800
gli Stati Uniti presero il monopolio delle ferrovie americane e lo spezzarono in 10 compagnie, perché quella presenza costituiva un limite allo sviluppo di altri. Oggi non esiste nulla di ciò nella mentalità di chi governa i paesi. Non c'è ancora la volontà o la coscienza di dover intervenire e spezzare questo fenomeno di accaparramento di ricchezze che sta impoverendo tutto il mondo. Perché abbiamo visto durante sempre la fase del Covid che mentre chiudevano i ristoranti, questo sarà rimasto chiuso immagino per almeno un anno e mezzo, Amazon restava aperto, i magazzini erano operativi, altre realtà rimanevano aperte mentre i piccoli commercianti, i piccoli ristoratori sono stati costretti a indebitarsi per pagare gli affitti che non erano stati sospesi. Quelli. Ed è allucinante. Hanno operato in modo che quei due anni servissero a fornire un'altra spinta di accaparramento della ricchezza, impoverendo anche le classi medie. Questo è lo spunto che mi è venuto in mente adesso. E noi siamo figli in questo momento di uno spirito da parte degli stati che contrasta con secoli di filosofia, di studio della filosofia del diritto, dello studio delle ragioni per cui uno Stato sia tale e non sia invece una banda di delinquenti. Ricordiamoci sempre, era Sant'Agostino, quando ci parlava delle differenze che c'erano attraverso la parabola del pirata saraceno e di Alessandro Magno, pirata fenicio e Alessandro Magno, in cui il pirata fenicio veniva portato in catene davanti ad Alessandro Magno e l'imperatore gli chiedeva: ma perché vai per mari con le tue navi a depredare le coste e i commercianti che girano? Il pirata fenicio incredulo lo guarda e gli fa: per la stessa ragione per cui lo fai tu, ma io che lo faccio con una piccola flotta e pochi uomini sono chiamato pirata. E tu che lo fai con un grande esercito e una grande flotta, sei chiamato imperatore. Ora noi abbiamo uno Stato che invece di basare la sua azione su una base giuridica, se inizia a basarsi sul ricatto, perché il Green Pass come altre cose sono stati dei ricatti, non basati su una base giuridica ma su un'imposizione illegittima. Io non ti obbligo a vaccinarti, ma sappi che non potrai lavorare, non potrai comprarti da mangiare, non potrai fare tutte le altre cose, ti rovino se non fai quello che ti dico di fare. Poi gli ultra cinquantenni li hanno anche obbligati. Sì, esatto. Nessuno invochi la libertà individuale per sottrarsi alla vaccinazione, no? Anche quello. Che cos'è se non una rottura di un rapporto di fiducia dello Stato con i propri cittadini? Che differenza c'è allora se viene rotto questo accordo tra un rapitore che ti prende, ti porta via e ti dice paga se vuoi tornare libero e lo Stato che ti dice fai quello che ti dico di fare o ti tolgo la libertà? Non c'è più nessuna differenza. E questo ci sta portando alla rovina, perché se si spezza il legame istituzionale, di correttezza, di diritto tra i cittadini e uno Stato che deve essere emanazione del potere dei cittadini e non viceversa, i diritti concessi, qui si ritorna allo Statuto Albertino, graziosamente concesso da Carlo Alberto, re tentem. La nostra Costituzione dice che riconosce i diritti dei cittadini perché sono nostri e non ce li possono togliere. Perché noi, dal momento in cui veniamo al mondo a quando moriamo, abbiamo dei diritti che lo Stato ci riconosce. Questa classe dirigente, governata e figlia della follia di questi pazzi
che governano l'economia nel mondo sta rompendo un legame che ci porterà lo strumento della rivolta, ora democratico, ora, ma in alcune parti sta già prendendo altre forme. Ricordiamocelo sempre che se non c'è una via democratica per ristabilire il corretto rapporto tra i diritti dei cittadini e il potere dello Stato, si va verso una rivoluzione. Ricordiamocelo sempre. Però... perché se fino adesso non ci sono state rivoluzioni in Italia è perché abbiamo sempre avuto la pancia piena, grosso modo. Ma se adesso che abbiamo scoperto l'acqua calda, domani ce la dovessero togliere per questioni di CO2, no? Allora potremmo incazzarci veramente. Potremmo vedere qualcosa di nuovo, un nuovo spettro che si aggira per l'Europa. Grazie. Che stanno già iniziando a preparare un attimo. Allora, se volete ci diamo ancora 10 minuti alle 20:15. Domande, dai. Ci alziamo su. Due domande ci vogliono. C'era. Dove è andato? No, no, no. È sparito. È andato via. Per la miseria. Solo... me l'ha rassegnato. No, vabbè, ora solo sapere perché ha detto a me la domanda. Nel caso in cui ci fosse un esito positivo alle elezioni europee, dove si collocherebbe nello schieramento europeo di SP? Bisogna vedere quali saranno gli schieramenti, okay. A questo punto, però direi sicuramente all'interno di forze a noi amiche che seguono la nostra stessa politica, e noi il programma l'abbiamo presentato molto chiaro, i punti cardine sono quelli, quindi noi avremo naturalmente delle alleanze, perché ci saranno delle forze che porteranno avanti i nostri stessi principi e indirizzi. Non possiamo sicuramente legarci a qualcuno che vuole il contrario. I punti cardine in questo caso saranno un ritorno a un'umanità e al rispetto dei diritti dei cittadini, quindi la fine di questa follia. Io stavo guardando tanti palazzi di Torino, no, venendo qui con Nicolai. Cioè, stavamo dicendo, ma la follia che cos'è? È pensare che entro il 2035 tutti questi palazzi siano a norma D o D o C della classe energetica nuova. Ma siamo pazzi! Come fai a pensare una cosa simile? Quindi noi avremo delle forze, sto pensando alla Sarah Wagenknecht e a altri che saranno presenti, me lo auguro, in Europa, come spero saremo presenti anche noi in quel consesso, ma sicuramente noi andremo ad allearci con delle persone che in questi anni hanno rappresentato con coerenza una linea chiara di rispetto dei diritti dei cittadini, di rispetto di una crescita di benessere economico diffusa. L'Unione Europea in questi anni ha imposto politiche che prevedessero una disoccupazione stabile e minima nei paesi, ed è una cosa che contrasta con la prima parte della nostra Costituzione. La Repubblica fondata sul lavoro. Stiamo scherzando. Perché imporre una disoccupazione stabile e ben delineata, non al minimo, ma almeno il 6-8%, per poter ricattare le persone, per potergli ventilare lo spettro di finire in mezzo a una strada. Questi sono i valori dell'Unione Europea. E naturalmente noi andremo con chi li combatte. Altre domande per Daniela? Io volevo fare delle precisazioni. Intanto il mio grande timore perché non ci sia una parabola che abbiamo già visto compiersi con altri movimenti, con altri partiti. Cioè, dei partiti, mi riferisco per esempio al Movimento 5 Stelle, per dire quello più recente. Io ero molto favorevole al programma del Movimento 5 Stelle, ho trovato che il loro modo di governare sia stato il governo più di sinistra che noi abbiamo avuto in Italia. E io ho una certa età e di governi ne ho visti. Penso che quando si arriva lì al governo il problema grosso sia quello di scontrarsi con quelle che la signora Talarico prima definiva
i potentati economici, no? La grande finanza. Diamogli un nome e un cognome a questa grande finanza. Questa grande finanza si chiamano Rockefeller, si chiamano gli altri famosissimi Economic Forum, ancora meglio, perché poi sono questi che decidono le nostre vite, sono questi che decidono se ci saranno delle guerre oppure no. In una condizione come quella attuale, in cui, come diceva prima, io ho studiato i nomi ovviamente, Orsi, ci sono dei feudatari, noi viviamo in una condizione in cui è ritornato il feudalesimo. Un signore come Elon Musk può decidere le sorti della guerra in Ucraina perché lui ha il sistema Starlink, e se lo concede ad ucraini, i russi verranno saccagnati. No, la, quindi la domanda era come restare coerenti con il programma che si propone. Esattamente. E vorrei ancora aggiungere un'ultima cosa, scusate, concedetemela. Gli anni 70 non sono stati anni in cui c'era una classe dirigente particolarmente brava, capace, eccetera. Io mi ricordo Leone che è andato negli Stati Uniti a cantare, un attimo, a cantare O Sole Mio, una roba da piangere proprio, una mandolinata negli Stati Uniti. Quello che c'era era l'ideologia. Ok? L'ideologia da grandi menti, rispetto alle quali ci è stato detto l'utopia è una roba che fa schifo, dobbiamo ritornare, dobbiamo abbandonarla, non va bene, eccetera, eccetera. Allora, secondo me, se noi vogliamo ribellarci in maniera giusta, dobbiamo studiare come facevamo noi nelle scuole quadri degli anni 70. Ok, come facevamo nelle assemblee autogestite, noi studiavamo, altro che lo spirito animalesco, col cavolo che era animalesco, era uno spirito ben strutturato, ben studiato, a cui dobbiamo ritornare. Dunque, questa domanda viene fatta spessissimo, è una delle domande più ricorrenti ed è anche comprensibile che sia così. Però, come diceva Sebastiano, prima di tutto noi rivendichiamo l'ideologia, noi rivendichiamo dei riferimenti politici ben precisi, noi rivendichiamo il fatto di voler essere un partito, e lo siamo, ci siamo costituiti come partito, un partito politico di tipo classico, come i partiti della Prima Repubblica, tanto per intenderci, con un orientamento ideologico ben preciso, con una visione di società ben precisa, che ha delle categorie appunto politiche ben precise. Questo a differenza appunto del movimentismo che invece è stato incarnato, rappresentato dal Movimento 5 Stelle. Ad esempio, i quadri, i dirigenti del Movimento 5 Stelle, a parte due o tre elementi, erano persone completamente improvvisate, reclutate su una piattaforma. Chiunque poteva iscriversi sulla piattaforma, mettere la sua fotografia, scrivere chi era, che cosa faceva, e alcuni di questi sono finiti direttamente in Parlamento perché sono stati messi nelle liste. Tutto questo a partire da una piattaforma. Poi il Movimento 5 Stelle, che sicuramente aveva anche all'interno delle ottime istanze, perché in buona fede c'erano anche delle ottime istanze, però nasceva in modo già completamente diverso. Noi siamo un partito che nasce dal basso, e questo si vede proprio dalla fatica che facciamo, perché abbiamo naturalmente ostacoli di ogni genere, mentre il Movimento 5 Stelle sì, è partito dal basso, nel senso che appunto ha reclutato le persone direttamente così in strada, perché non c'erano neanche le sezioni fisiche, cioè era un movimento virtuale. Io ci ho provato a mettermi in contatto con loro, ma non essendo brava nel maneggiare quelle diavolerie non ci sono neanche riuscita, quindi figuriamoci. Detto questo, però, loro avevano dietro un personaggio come Beppe Grillo, molto potente, e anche la Casaleggio, che è assurdo.
e i servizi segreti americani che hanno creato il Movimento 5 Stelle. Grillo era su britannico. Non viene detto. Un agente dei servizi americani, Grillo, in copertura, come lo è Renzi. Sì, queste già sono grosse differenze, però al di là di quello, ripeto, loro non avevano un programma con una visione politicamente e ideologicamente orientata della società. Loro avevano un programma disparato, pieno di tante cose, che però erano l'antipolitica, e noi invece vogliamo essere la politica. Quindi noi siamo proprio l'opposto del Movimento 5 Stelle, l'opposto. Sul fatto che poi sia stato il governo più a sinistra, non lo so, certo, nella prima fase ci sono stati dei provvedimenti sicuramente di sinistra. Nella prima fase non è stato neanche, secondo me, non è stato neanche malaccio come governo, però io mi riferisco proprio alla primissima fase, perché comunque era un governo, piaccia o non piaccia, voluto dal popolo. Il governo giallo-verde è stato il mix uscito dalle urne, quindi piaccia o non piaccia, è stato un governo democratico, ed è stato l'unico governo democratico che noi abbiamo avuto dal 2012-13 in avanti, e infatti è durato poco. Allora, per quel poco che è durato, io sono sincera, molte cose non le condividevo, ad esempio il giustizialismo, alcune cose, una forma di ecologismo stravagante, insomma tante cose io non ho mai condiviso del Movimento 5 Stelle, però anche io il primo Conte, quello con Di Maio e Salvini, secondo me non era male, non era malissimo, tant'è vero, infatti ha fatto delle cose, sì, di carattere socialista, popolare, ha fatte. E infatti abbiamo visto come è finito. Tempo, qualche mese, il Movimento 5 Stelle è stato inghiottito, proprio fagocitato dal PD e dal sistema. Però questo, e finisco la risposta, quindi dire, ma voi come garantite che non vi succederà la stessa cosa? Ma sicuramente la pressione deve essere immensa in quei palazzi, io non ne dubito. Però secondo me il motivo per cui con certi elementi è stato straordinariamente facile, perché come dicevo prima erano elementi per il 90% che non avevano alcun retroterra politico, alcuna consapevolezza, alcun retroterra ideologico, erano persone, ripeto, che si erano proposte su una piattaforma come partecipare a un casting, e poi qualcuno era stato selezionato e sono riusciti addirittura alcuni a entrare in Parlamento, però onestamente senza avere nessun tipo di strumento. Quindi il fatto di avere delle idee solide e ben precise e ben strutturate sicuramente aiuta ad avere una maggiore fermezza e anche una maggiore resistenza rispetto alle pressioni o alle fascinazioni che possono arrivare dall'esterno. Ti devo presentare anche un altro fattore che è determinante, rinforzo il discorso che ha fatto Daniela, e cioè che la differenza fondamentale tra un Movimento 5 Stelle e un DSP è che il Movimento 5 Stelle nasceva da una raccolta di persone, appunto, che si sono trovate sul web senza molte volte manco conoscersi, di cui non sapevano poco niente, perché nascevano dall'idea che Grillo aveva lanciato del fatto che governare un paese sia una cosa semplicissima, che non ci sia nessuna difficoltà a farlo, e quindi chiunque può improvvisarsi a fare una cosa così, e non è vero, e non è assolutamente vero. Noi nasciamo da un percorso che abbiamo fatto lungo la vita, che ci ha portato ad un certo momento della nostra vita a trovarci tutti incamminati nella stessa direzione. E quindi questo fenomeno, cioè, parte da lontano. Abbiamo una storia alle spalle che ci ha portati fin qui. E se oggi siamo insieme, perché ci siamo guardati intorno e c'eravamo noi a seguire questo percorso. E abbiamo deciso di unirci. Di unirci e di presentarci. Questa è la differenza. Allora,
per concludere, io ringrazio appunto tutti il pubblico, ma soprattutto un applauso enorme per gli ospiti. Una battuta. Posso garantirvi una cosa, non andremo a World Economic Forum, ma sicuramente andremo a Valdai. Con qualche annuncio di servizio, perché noi, visto che non ci arriva l'atto d'amore che Conte con la sua magnanimità di sinistra aveva promesso di concederci, noi l'atto d'amore lo chiediamo a voi, se dovete ancora firmare per consentirci di presentarci a queste elezioni europee di cui oggi abbiamo trattato, ove possibile, per quanto possibile nei tempi, i nostri principi fondanti. Firmate, fate firmare, andate nei comuni, andate sul sito dovefirmare.it, troverete i banchetti. Noi fino al 15 di aprile saremo nelle strade a fare i banchetti ogni weekend, si può anche in settimana, altrimenti al comune. Ci hanno concesso, per utilizzare ancora questo gergo, di dimezzare il numero delle firme, che prima era veramente un qualcosa di grottesco, del 150.000 firme, si parlava di 200.000 in Russia, credo, per presentarsi, e noi 150.000 abbiamo un terzo degli abitanti, se va bene, quindi ne dobbiamo raccogliere 75.000, sono comunque tantissime, quindi se ancora non lo avete fatto, se avete dei parenti che possono farlo, se volete addirittura ancora meglio darci una mano concreta, fisica, per riuscire in questo obiettivo così ambizioso, restate in contatto, venite con noi, dateci una mano, perché insieme ce la possiamo fare. Vi ringrazio a tutti. Grazie. E vi rimando al buffet aperitivo che scende qui. Grazie.